l'altro libro di Mimì Arezzo, C'era una volta Giuffà, probabilmente lo vedrete anche in alcune vignette, in alcune cose che sono state preparate dalla nostra regia. C'era una volta Giuffà, edito dal Gattopardo, che poi è legato come iniziativa sempre al dottor Arezzo, dopo il barone Don Mario Reggio Scrinà, dopo la rimpatriata, dopo la Pasqua negli Iblei, tutte opere che abbiamo visto qua a Rotanova, poi Ragusa fra ricordi, storia e poesia, che ha avuto peraltro un successo di pubblico, diciamo, enorme, e che poi Cara Ragusa, sempre del dottore Mimì Arezzo, briciole, carbone e mire del bel tempo andato. E allora non per festeggiare questa mia semi vetustà, ma perché questo personaggio, Giuffà, è un po' l'emblema, la fantasia popolare ha creato questo personaggio, così per esempio come altri personaggi sono stati ricreati dai più grandi vignettisti, questo personaggio invece Giuffà, che non è, come ci dirà fra poco il dottore Arezzo, che non è solo ragusano, ma è sardo, è maltese, è cosmopolita per certi versi. Ricordate, qui abbiamo avuto un grande ospite che ha scritto un libro, ogni scemo il suo villaggio. È caso di dirlo questa volta, cambiando un po', parafrasando quel titolo, ogni società, ogni ambiente aveva il suo Giuffà. Prima dell'avvento di questa così appunto della televisione che ha bloccato un poco le serate, quelle serate magnifiche che si passavano, che magari probabilmente sono migliorate ai nostri occhi dalla nostalgia, però non c'è dubbio che il dialogo nelle famiglie era molto più vivace, proprio perché la sera dopo, quando si tornava dal lavoro, ricordo noi bambini sentivamo questi racconti, si parlava, c'era un dialogo molto più vivace di quello che esiste adesso, Certamente. purtroppo. Ora, praticamente, in tutte le case, specialmente, ecco, mi riferisco a Ragusa, ma evidentemente il personaggio Giuffà, come diceva lei, è un personaggio universale. C'erano questi momenti magnifici in cui in particolare gli anziani di casa, che poi era la nonna, il nonno, eccetera, radunavano i bambini proprio prima di andare a letto, c'era questo modo di concludere la serata e raccontavano queste storielle che Sì, poi scusa, sì. vogliamo spiegare queste vignette cosa sono, perché Sì. il telespettatore potrebbe anche non E individuarlo. beh, sono illustrazioni del libro, chiaramente molti riconosceranno un viso conosciuto a Ragusa, perché si è prestato a fare da soggetto, perché i disegni li ha fatti mio figlio Peppe, ma il soggetto l'ha prestato col suo viso mobilissimo Danilo Vizzini. E Certo, un sono Giuffà varie, veritiero, sì, insomma. sì, sono varie Espressione espressioni molto bella. che illustrano così, alcune delle storielle raccontate nel libro. Sì. Dicevo questo, c'era questa magia di questo Giuffà che noi da bambini immaginavamo come un personaggio soltanto non intelligente, cioè un personaggio in fondo un perdente. Adesso, rivedendolo con gli occhi da adulto, ed ecco la malia, la magia di questo personaggio, probabilmente non è vero che Giuffà fosse un perdente. Probabilmente lui faceva lo scemo, perché in un mondo come era quello siciliano di un tempo, in cui c'erano tanti motivi, c'era la miseria, c'era l'oppressione, c'erano tanti fenomeni, e allora fare il fesso, fare lo scemo, era un modo per sfuggire a determinate responsabilità o per tirarsi C'è indietro. un'espressione bellissima del nostro fare un babbo per un paio Per un paio di d'ardazzi, non è detto che non sia riferito proprio rondazzi. a A Giuffà. Giuffà, E sì. allora questo personaggio così alterna momenti di autentica dabbenaggine, indubbiamente, li alterna però a momenti di magnifica finezza di intelletto, con cui Certo. riusciva probabilmente, in fondo lo stesso nome Giuffà, secondo ormai una cosa quasi acquisita, è un nome con cui gli arabi, il dominatore della nostra terra, chiamavano in modo sprezzante i nostri Giuvà, cioè Giovanni. Gli arabi non hanno la V, come sappiamo, e quindi era l'equivalente del Vokumbra, con cui chiamiamo noi adesso Gli arabi, gli arabi che vengono da noi. sì. Il problema, ecco, come dico nel libro, è che il nostro popolo, ancora più gramo, veniva a essere preso in giro fino a casa sua. Per
perché magari gli altri ingiustamente, perché chiaramente è sempre ingiusto trattare male questi lavoratori poveri che vengono da noi, eccetera, però quel vuoco umbra in fondo lo trattiamo con una sorta di ironia benevola, non è... noi eravamo presi in giro a casa nostra. Come cianciu che tiene a candile, è una frase famosa del gergo siciliano. Ed è quando a Giufà poi muore la madre, che era praticamente il suo sostegno. E ecco, questa espressione sperduta di Giufà, magnifica. Certo, tra le centinaia di storielle, di fatti che si narrano su Giufà, ce ne sono alcuni che sono tipici di Ragusa, o quantomeno del nostro modo di pensare. Certamente. Perché se lei vede le stesse storie di Giufà del palermitano, ad esempio, che pure hanno circolato anche da noi per qualche tempo, però si vede che non sono di nostra provenienza. Quando Giufà ammazza il prete e lo nasconde in un pozzo per... sono filosofie di morte o particolari di violenza che sono sconosciute al nostro popolo. Il nostro Giufà è chido che butta le due fave e poi se le mangia, è chido che si tira la porta per ironizzare in fondo. Scusate, il nostro Giufà è un Giufà benevolo che invita al sorriso, non è un Giufà... ora chiaramente ci sono altri Giufà un po' dappertutto, a Tripoli, in Sardegna, però sono Giufà che hanno una connotazione un po' diversa. Angelo Canto, allora, io sono un entusiasta delle opere di Mimì, perché li trovo autentiche e soprattutto vissute. Per cui quando mi capita di leggere un libro di Mimì, è per me sempre una gioia, anche perché rivivo dei momenti che, anche se Mimì è molto più giovane di me, però rivivo dei momenti che anch'io ho attraversato, anche sotto un'altra ottica. Per quanto riguarda Giufà, qua il discorso si fa ancora più interessante, perché sì, Giufà è in tutta la cultura mediterranea, però è anche vero che i Giufà sono tanti, cioè uno, centomila, un milione, perché questo è pirandelliano, no? Ed è pirandelliano anche il modo con cui procede nella narrazione il nostro Mimì, perché in effetti l'uno, centomila, mille, centomila, significa che ogni momento della vita, ogni tempo della cultura ragusana ha trovato sempre di questi personaggi. Io ricordo un aneddoto piuttosto recente che mi fa sorridere quando penso che potrebbe essere attribuito di nuovo a un Giufà. Perché durante poco prima che cominciasse l'ultima guerra, per chi è più anziano, questi sono ricordi autentici, li sappiamo, li portiamo nella nostra memoria, ma è anche una memoria collettiva. Si facevano le prime esercitazioni per l'oscuramento, perché l'arma più deleteria per la guerra che si preannunciava era l'aviazione. E quindi per evitare che l'aviazione potesse riconoscere e collimare i propri itinerari con proprio significando e trovando e ubicando le città, si facevano le esercitazioni per l'oscuramento totale. Ancora non eravamo in guerra. Beh, si dice che un fiammifero di notte sia visibile a un chilometro. Certamente. Motivo certamente. C'era. Certo. Forse l'aneddoto ha proprio inizio da questo detto. Perché c'erano delle feste a cui partecipavamo tutti, c'era allora il caffè orientale, che era il caffè dove c'è Paolino, la libreria Paolino, che era un caffè alla moda, eccetera. E Ragusa era illuminatissima, però quando si faceva l'esercitazione tutti spegnevano la luce, perché quello significava un modo di resistere e di poter sperare nella non individuazione dell'obiettivo Ragusa. In una di queste esercitazioni un signore molto anche molto in vista, se vogliamo, se ne stava sul terrazzo di casa sua, prospiciente la strada, e accendeva il fiammifero continuamente, perché c'aveva un sigaro che ogni tanto si spegneva. Questo si stava vedendo, godendo la scena di Ragusa al buio. Ancora le sofferenze della guerra non erano ancora arrivate. E allora passò c'era Lupa, che allora faceva i servizi in queste esercitazioni, e passando, spenga quel fiammifero. Quel signore continuò a fumare invece, anzi quasi arrabbiato,
Le ho detto spenga quel fiammifero. Lei non sa con chi parla. Lei spenga il fiammifero. Io sono lo zio di Giorgio Nobile. Quindi Giorgio Nobile in effetti, mi perdoni perché è un caro amico mio, Giorgio Nobile e era allora iscritto al GUF, quindi era un universitario fascista e lo autorità, zio, insomma, questo parente, che poi non era nemmeno lo zio, era un parente lontano, sì. Questo parente invece credeva che fosse un'autorità già un giovane di 16-17 anni iscritto al GUF, e poteva certo mettere a tacere, ignorare la no. E beh, questa è l'ingenuità. E allora l'ingenuità è nemmeno la dabbenaggine, l'ingenuità è questo spirito comune per che vedeva le cose semplici laddove erano veramente complicate, sono proprio la base del Giuffà. Perché il Giuffà di cui parla nel libro Mimì ha proprio di queste manifestazioni, per esempio l'aneddoto della quartara, oppure quello della ricotta, lo speziale, ricordava l'episodio del nobile, sì. Che brevemente facciamo, perché è simpatico, qualcuno dobbiamo raccontarlo, io ne ricordo uno sempre. Questo lo concedete. Forse non è tra i più conosciuti, ma è bellissimo. Cioè c'era un nobile di Ibla, perché a Ragusa appunto si identifica, e su nobile di Ibla, che aveva però non era molto intelligente, e era convinto di fare il democratico, così ostentando appunto una certa familiarità con i personaggi meno in vista. E allora ovviamente a Ragusa uno dei personaggi meno in vista era proprio Giuffà, perché insomma era considerato chi lo che era. E allora questo personaggio la domenica amava passeggiare sotto braccio, si pigliava Giuffà e passeggiava con Giuffà e Loggi, cioè a Piazza San Giovanni. Per ribadire forse la differenza. E allora passeggiando a un certo punto passarono davanti a una statua di San Giovanni che era... E allora il Giuffà fece un saluto. Abbastanza una riverenza ma molto contenuta. Ok, il nobile ad alta voce per farsi sentire dice: ma come Giuffà, quando vedi me che non sono nessuno, dice, mi fai inchini, riverenza eccetera, e poi davanti a San Giovanni fai a stento un lieve cenno, dice, voscenza, i santi non si possono sfuttere. Che i santi non si va via. Dice, non si può sfuttere. Per cui ecco, cioè, diciamo, ecco, vedo questo spirito. Era molto arguto, è l'episodio che narravamo, sì, poco fa, Giuffà col nobile. Il braccio col nobile. Da noi, nell'altipiano, Ragusa ha una cultura dell'altipiano e di cava e della cava, no? E nell'altipiano invece c'era la cisterna che raccoglieva le acque piovane attraverso i tetti, attraverso tutto un sistema molto complicato per risparmiare anche la goccia d'acqua che potesse cadere. E nella cisterna mettevamo anche l'anguria. Certo, non c'era altro modo, però ecco, mica era cristallino, era l'anguria che ogni tanto ne risulta uno buono, era quello e diciamo questo è di razza, sì. Quello di razza. E c'erano quelli, i conoscitori, che erano quasi quasi venivano pagati a peso d'oro. Bleffano, sai, sì, oggi è facile. Beh, ne ho conosciuto uno, era un agricoltore dell'altipiano, che era difficile ne sbagliasse uno, cioè faceva azzeccata, poi lo scorticava un pochino, poi lo metteva vicino all'orecchio e lo stringeva, insomma dopo tutte queste tentative riusciva a prendere, magari non era quel capolavoro di anguria che noi ragazzi ci aspettavamo, però era abbastanza buono. Il libro di Giuffà secondo me è uno spaccato della cultura ragusana, questo di Mimì, perché Mimì si rifà un'aneddotica, appunto dicevo, non proprio Giuffà come personaggio, perché come personaggio Giuffà non è mai esistito, ma ha un insieme di aneddoti che si fanno, che tutti vanno a delineare questo tipo di giovanotto un po' stordito, un po' sempliciotto, che crede le cose molto facile, così come lui li pensa, come lui li sogna. Ecco, per esempio c'è il racconto bellissimo
della Ravascire Ricotta che deve portare al mercato e che strada facendo gli provoca un insieme di sogni molto belli per questo ragazzo che aveva visto tanti amici del papà e della mamma più fortunati di loro fare fortuna. Dice: ora questa pezza di ricotta io vado al mercato, la vendo 5 soldi, con 5 soldi mi compro 4 uova, 4 uova li metto sotto la gallina e mi diventano 4 pulcine. E così discorrendo crescono diventano maiale, poi vacche, poi tenute, e quindi si vedeva ricco. Però a questo punto tutti mi fanno un inchino, nel fare la mossa dell'inchino gli cade la ricotta. E quello che racconta dell'olio anche appunto. Del berretto con l'olio dell'asino ammalato. Ah, questo è del sogno di Giufà, e fa il paio con quello che ci racconta Esopo sul cane che portava la carne e che si specchiava nell'acqua. Dice: guarda quanto sono fortunato, c'è un altro cane che c'ha la, ora prendo anche quella, nel seguire quell'altro cane. Bene, e questa è molto bella perché è difficile fare ridere la gente, attenzione, è molto facile angustiarla, stordirla e commuoverla, ma farla ridere è difficilissimo. Ora invece questo è un libro divertentissimo. Era la festa di San Giovanni e Giufà ebbe il permesso di andare a Ragusa per assistere ai festeggiamenti. Qui c'è tutta la descrizione di come la ruralità si muove nella festa di San Giovanni e va verso, sia pure per accenni, certo, e va verso il santo. Peraltro, questo l'ho detto altre volte, San Giovanni tutti prendevano una richiesta, è una, un'indagine che noi modestamente abbiamo fatto, è che uno dei pochissimi esempi, San Corrado e San Giovanni, di santi della ruralità del mondo contadino che non vanno nella campagna. Sì, noi sì, abbiamo visto tutti gli altri santi vanno verso la ruralità, Sant'Olio, tutti anche del meridione. I due santi che invece vengono visitati dalla ruralità con grandi sacrifici, ecco la data, perché in quei momenti i lavori quando non ci sono i lavori, non ci sono i lavori. San Corrado e San Giovanni sono i due santi del mondo contadino che vengono visitati dalla ruralità che si sposta. Qui in tre righe c'è questo difatti, viaggio. Difatti noi ci vuole il permesso per continuare le per Giufà. Ci vuole il permesso per Giufà per andare a San Giovanni. Certo. Per continuare il discorso che faceva Franco, noi festeggiamo di fatto San Giovanni decollato perché cade ad agosto e non San Giovanni che cade il 24 giugno quando c'erano dei lavori tremendi, lavori, in campagna era quando si mieteva il grano, quando si trebbiava e così via discorrendo. Quindi appunto sono delle notazioni che fa Mimì molto opportune e anche molto belle, significative per noi. Mio figlio mi ha aiutato? Peppe, perché proprio l'anno scorso ha espletato servizio civile alternativo proprio all'ospizio all'ospizio di Ibla. Una miniera, allora. E per cui chiaramente lì, insomma, sì, questi aneddoti sono ancora vivi. E parecchi li ricordavo anche io stesso. Ci sono anche delle raccolte fatte in altre zone, principalmente in altre zone della Sicilia, e che però, ripeto, prevalentemente usano altri tipi di aneddoti che in gran parte non mi sono sentito di proporre. Passare, di proporre. Sì, certo. Non erano nostri, insomma, sì, chiaramente venivano da altre culture. Nell'insieme, ecco, in effetti è venuto questo lavoro così. Sì, e Marcuzzo, allora abbiamo detto di Marcuzzo, ci parli di questo momento. Marcuzzo, aveva io onestamente, non so se era un fatto personale, tipico proprio della mia famiglia, era diffuso. Marcuzzo, lo conosci? Questo Marcuzzo io ricordo con una tenerezza enorme, noi bambini che a mano, ecco, tra una favola di Giufà, tra un altro episodio, a mano vedevamo, sentivamo venirci il sonno, e allora a quel punto, anche per convincerci ad andare a letto, non c'era un televisore di mezzo, non c'erano televisori allora. E allora, ecco, Marcuzzo era questo gnometto microscopico, così, che a poco ci dicevano che si arrampicasse sui nostri volti e andasse ad appesantire le palpebre. Per cui, ecco, no, Marcuzzo è arrivato, guarda, è arrivato, presto andiamo a coricare. Allora noi bambini, ci coricavamo con questa preoccupazione di Marcuzzo, che se noi avessimo tenuto ancora gli occhi aperti, magari poteva cadere, si poteva fare male. Cioè, avevamo premura di andarci a coricare per non accontentare Marcuzzo.
ed era sto Marcuzzo che era un pochino il nostro compagno quando ci coricavamo così, un compagno buono, per cui certo, non... Certo. Lo ricordo con dolcezza. Introduciamo anche un altro discorso, cioè il libro di Giuffà fa il parallelo, perché come editore ha un'attività splendida e ha fondato una rivista importante che porta proprio il nome di Giuffà. Quindi questa ricerca del Mimì, sia come scrittore sia come editore, è molto ampia, molto ben... molto pensata, molto, cioè Mimì si è fermato su questo personaggio, su questa satira della società, perché poi Giuffà serve anche a questo, a mettere sotto accusa, in modo garbato, in modo simpatico, in modo comico e quindi satirico, alcuni difetti, alcune disfunzioni della società civile. E questa è una cultura popolare, il popolo, si sa, deve curvare spesso la testa, questo avveniva molto di più prima, oggi il popolo ha un'altra dimensione. Ma allora il popolo doveva veramente abbassare la testa quando passava il personaggio importante, il politico importante. Il popolo veniva considerato l'ultimo chiodo del carro. Beh, anche adesso sempre questo. Beh, allora tu non hai vissuto quei tempi, sai, per fortuna, certo, tu, perché sei giovane. Non facevamo i giornalisti, questa è la vostra fortuna. Questo è il giornale, il Giuffà, sì. Chiaramente con Giuffà personaggio non ha niente, cioè, certamente, non ha, certo. però raccogliete, continuate, sì, a raccogliere degli aneddoti anche, ma sotto forma in di caricatura. Nell'ultimo Giuffà, proprio quello che uscirà sabato, dovrebbe essere in edicola. Abbiamo una copertina di questo o no? Sì. Ecco, siamo alla regia, se possiamo... Ecco, ed è un numero riservato a Natale. Io scrivo proprio che in fondo, a ben pensare, siamo tutti dei Giuffà. Certo, perché tutti provochiamo degli aneddoti. Escluse forse i politici, che in buona parte riescono a superare questo stato di cose. Così, sono dei Giuffà, sì, inconsapevoli. Ma molti siamo dei Giuffà inconsapevoli. Ci siamo anche alcuni di noi, si sentono anche dei Giuffà importanti. E ci sono i Giuffà pavone, dico nel libro, cioè con le code le allargano, e in fondo spesso sono solo galline, non sono, sì, ma comunque scusi, questa è la copertina dell'ultimo, sì, è in anteprima, ancora non è questa è la copertina del Giuffà, c'è la, descriviamolo, sì, e beh, c'è il momento culto del Natale, chiaramente abbiamo, sì, la Concetta Vindigni in panni che di Madonna, sì. Di Madonna, in questo momento c'è Ciccio Baieli che fa il San Giuseppe. San Giuseppe e il sindaco incravattato che fa Gesù Bambino. Questa è una rappresentazione della Sacra Famiglia un tantino. Sì, è un po' particolare. D'altra parte un tantino dissacrante. Un po' dissacrante, direi, per alcuni personaggi, mica per tutti. Per ridere un po' sul Natale non potevamo certo ridere col signor Rucci, e allora abbiamo preferito usare, certo, personaggi più vicini a noi. Allora, un aneddoto, quello che è uno, se non lo ricorda, so, no, apriamo a caso, vediamo quale può venire. Uno più significativo, regaliamolo un po' ai nostri telespettatori. Conosciuto la carne e il giudice, ho aperto così. Era Giuffà, praticamente aveva trovato una quantità di carne che era stata abbandonata da dei ladri. E allora l'aveva in un primo momento pensato di portarla a casa sua, poi evidentemente, siccome apparteneva a una famiglia di persone per bene, oneste, gli venne il dubbio, dice, ma se io la porto a casa mia madre me la fa restituire, certo, a chi? Allora come faccio? E decise di nasconderla sotto dei cespugli fuori casa. Ovviamente l'indomani, quando poi pensate di recuperarla, la trovò piena di mosche, assolutamente immangiabile. E allora, sempre perché a casa sua gli avevano sempre detto, quando tu subisci un torto non ti fare giustizia con le tue mani, devi andare dal giudice in tribunale, allora Giuffà si caricava sta carne e va in tribunale a protestare dal giudice. Il giudice evidentemente gli sembrava un'occasione magnifica per farsi due risate al giudice. E allora ad alta voce, in modo che sentissero tutti gli avvocati presenti, il pubblico, hai ragione a protestare per le mosche che ti hanno dato, facciamo così, ti autorizzo, in qualunque posto tu vedi una mosca la puoi ammazzare, perché la legge ti consente questo, perché hai subito un torto. In quel momento una mosca si posa sulla fronte del giudice
E Giuffà immediatamente, con un lampo di malizia negli occhi, perché il problema... pianta una sberla al giudice, richiede mortale, fra le risate di tutti i presenti, e la storia finisce così, perché praticamente il giudice andava per ironizzare. Suonare, è rimasto fregato in piedi. E non si sa, ecco, se questa è una sciocchezza di Giuffà che non capì, che non poteva in quel momento, oppure se non c'era una malizia. Ecco, molte delle storie di Giuffà si prestano a questa doppia interpretazione. Come quella, per esempio, di Re Salomone, che figurarsi, mandò qui da Giuffà un nunzio, un messaggero, perché... con la sua saggezza, chissà poi se... Sì, perché alcuni episodi in cui Giuffà si era trovato coinvolto, bene o male, avevano dato l'impressione che questo Giuffà fosse un saggio. Ecco, alcune di questi, di queste, il fatto che aveva dato sta sberla al giudice, esatto. E altri episodi avevano dato l'impressione in giro, per cui le voci si ingigantiscono, specie in un momento in cui i poveri subivano sempre. Giuffà, sfruttando questa sua presunta stoltezza, riusciva ogni tanto invece a... ad azzeccare. A passare, e allora Re Salomone a un certo punto, sì, in due occasioni diverse, Re Salomone dice: ma vediamo, so questo saggio che c'è a Ragusa, che c'è in Sicilia, mandò, secondo sempre questa tradizione orale nostra, mandò un messo per andare a vedere, perché aveva delle rivolte nel suo regno. All'interno, dice: come sì. faccio per scioccare? Cioè, non sapeva più come fare. Dice: vediamo, questo saggio che esiste a Ragusa, che cosa può... che consiglio ci dà. Ok, il messo parlava, trovò Giuffà che raccoglieva cavoli nell'orto. Li tagliava, altro che... Li tagliava, e il messo cominciò a parlare con Giuffà chiedendogli: sa, ci sono rivoluzioni? E Giuffà pensava: ma chi sto che bolle? Cioè, insomma, Giuffà non si rendeva conto, perché tutto poteva pensare, tranne che chiedessero a lui parere per una questione di Stato. Perciò dice: ma chi sono? Io non gli rispondo, così mi metto al sicuro. E continuava a tagliare teste di cavolo. E continuava a tagliare teste di cavolo. Il messo... ovviamente dopo un poco dice: ma questo è un cretino, come non mi risponde, e torna dal re, torna da Salomone e gli dice: guarda, secondo me maestà, lei ha sbagliato, perché mi ha mandato da un perfetto cretino che non mi ha risposto. Ma dice: che cosa faceva? Com'è possibile? Se è un saggio, com'è che è un cretino? Che cosa faceva? Ma ci sa, mi guardava e continuava a tagliare le teste di cavolo. Ma dice: come? Si tagliava le teste più grosse. E hai visto, c'era un messaggio: il cretino, tu sei al messo. Cioè, per cui bisogna immediatamente arrestare o decapitare i capi della rivolta. Questo è il messaggio. Messaggio, sì, l'oligarchia, allora, imperante, diciamo. Fece così e rimase. Poi, fra l'altro, ecco, Salomone avrebbe voluto, secondo la tradizione, sempre mandare dei... ricompense lautissime, ma poi si convinse così. Giuffà viveva in estrema povertà, dice: una persona che ha queste qualità enormi e vive in estrema povertà evidentemente ha in disprezzo il denaro, per cui Giuffà sfiorò la ricchezza senza saperlo, e rimase invece povero, in fondo felice proprio per questa felicità, perché già nell'episodio che ha narrato Angelo, quando lui immaginava di essere proprietario di tenute con la ricotta sulla testa, già gli cominciavano i problemi, perché dice: io ora tutto i prodotti di questo, il latte, dove li metto? Mamma mia, devo avere dei magazzini. Già nella sua testa felice, perché Giuffà in fondo è un felice, uno che passa le giornate guardando guardando le formiche, guardando, ed è felice di quel poco che ha. Invece già in quel sogno di ricchezza che aveva, già gli cominciavano i problemi, le preoccupazioni. E in fondo è rimasto un puro, proprio perché rimase sempre questa è una caricatura del vescovo, magnifica. Che reazione ha accettato, ovviamente, Monsignor Rizzo, una persona ma di spirito. Sì, diciamo che le persone intelligenti hanno tutte accettato, l'ha accettato a meno qualcuno meno intelligente, ma rientra nella logica delle cose. Questo che è? Sindaco la Lupara? Il Franco tiratore, che è Franco... Ah, Franco direttore, sì. Te lo do io l'assessorato, cioè Vindigni e Termini, concetto Vindigni che appunto tiene a bada i vari consiglieri. Questo è Gianni Battaglia? Gianni Battaglia, sì. Miss Ex, perché ex, un po' ex Usl, ex... Sì, ex tutto. Certo. Roccaro? Corrado Roccaro, sì. L'assessore al ramo, come si dice. È attaccato al ramo. Questa è la cancellata di San Giovanni. È cancellata perché è stata cancellata. Sì, questo è sempre il nuovo numero. No, questi sono i numeri così passati. No, non mi ricordavo questo. Nel nuovo numero abbiamo molto poco, perché uscirà. Questa è la calzetta del sud. Ricordiamo, in via Carducci c'è la Gazzetta del Sud con quel manifestino di campo a sinistra.
E allora è diventata la calzetta del subito. Sì, sì. Molti hanno fatto ridere questo. Questo sì, il dottore Ranieri, mi dispiace, anzi mi scuso con lui, perché siccome abbiamo trovato questa fotografia in cui ha un'espressione così proprio annoiata, disturbata, allora niente, praticamente niente. È stato un fisso per tutti e sei i numeri finora usciti del Giufà, cioè ogni numero gli facciamo dire una cosa. Sì. Senza che lui ne sappia niente, certo. E l'abbiamo utilizzato. Magari dopo il sesto numero lo mettiamo da parte, perché mi pare anche giusto. Sì. Avevamo anche pensato. Questo è Baielli, la vignetta si riferisce al noto episodio dei pantaloni, dei pantaloni della Concetta. Esatto, per cui, ecco, Baielli, pensando al signore, dice: se avesse avuto i pantaloni, chissà che carriera avrebbe fatto. Questo è Giovannino Cartia, il direttore della Banca Agricola, Batman. Invece che Batman. Banca Agricola Popolare, l'uomo sì, della banca. E guarda e indica la sua banca con... Fra l'altro lui, per chi lo conosce, insomma, è un tipo che tu, non dà per l'impressione di... Ah, è un anti-Batman. È un anti-Batman, quindi è proprio una... Sì, sì, esatto, un paradosso, diciamo. Sì, un paradosso. Da Emanuele Cavar. Questo è l'ultimo ordine del giorno del Consiglio Comunale. Sì. Sono tutti fuori, tranne un argomento che è rimasto fuori perché non si è fatto tempo a cestinarlo. E forse possiamo dire che la versione di Angelo Campo mi sembrerebbe più logica. A cestinarlo, sì. A cestinarlo, se ne tratta uno, insomma. Il rapporto questo è quello. Padre Occhi Pinti che spegne i ceri della presa al vescovo. Quella polemica, se vogliamo, quel dibattito sui della processione senza ceri. Questa è la processione, come sarà un altro anno, secondo il giornale. Senza illuminazione. Tutta nera. Cioè, in effetti sono vignette simpatiche. Ci cioè, sono molte... Abbiamo avuto la possibilità di, cioè, un po' tutti, ma il dottore Di Stefano mentre scavicchia nella sabbia cercando di trovare... Sì, non si salva nessuno. Dei reperti archeologici. Non si salva nessuno. Che vede, quando, ecco, vuoi comprare, la va, vuoi sai, scappa lui, insomma. Certo, l'automobilista reagisce rispondendo, mostrando Sasacinto. Ecco, ma quello che apparentemente sono, possono sembrare... La Madonna del Bacio, il dottore Schembri, che ha questo calore umano, e allora è stato visto in questa... In questa veste. Quello che sembra appunto un personaggio preso di mira, in effetti... Il buono, il brutto e il cattivo. Chi sono queste tre? Franco Antonio, Giorgio Baielli e Sasacinto. Sì. Ma questo gestaccio di Baielli, che poi mica è inverosimile, sa? Rispetto nel senso di certi atteggiamenti che lui ha usato col sindaco, certi, come dire, certe battute molto pesanti, nel senso politico del termine. In questo senso, sì, dicevo. Certo. Beh, dicevo questo in ogni caso, come rivista, infatti la satira spesso non è Giucastro, sì. Caccia, sì. Noi cacciatori siamo innocui per chi si astiene, questo lo fatto in occasione del referendum, per la una minaccia, per cui l'evoluzione dell'uomo. Questa è una vignetta di Mario Nobile, molto simpatica, con l'evoluzione che adesso si è trasformata in una involuzione. Si va peggio rispetto all'uomo. Questa è bellissima. Questa è quella volta quando ci fu quella vignetta su Giovanni Campo, la politica è un doppio servizio, si disse allora, poi non so se corrispondeva al vero, ma si disse che lui per toglierlo dal mezzo acquistò presso tutte le edicole le varie copie, non sarà stato vero chiaramente, però insomma si disse, allora il Giufà ha pubblicato la sua vignetta. E questa è la vignetta a cui si riferisce lei? Sì, sì. La politica è servizio, c'era Ragusa piena di questi manifesti, allora anzi è un doppio servizio, sarò Tomasi, l'ingegnere Tomasi fece questa vignetta. In questo modo. E per inserirla, ricordo, era già andato in stampa tutto, abbiamo cambiato una pagina, ristampa perché si doveva inserire la troppa di attualità. Questa è la coalizione tra DC e PC, come è vista dal nostro vignettista. Come avverrebbe questa coalizione, questa compromessa storica? Giovani promesse, questi sono il sindaco, Angelica e Mezzasalma, che nelle ultime elezioni hanno usato fotografie in cui erano ripresi quando erano più giovani. E allora li abbiamo accusati giovani promesse. E questo è bello, molto bello. E Michele Tasca che canta Son qui, ho vinto anche con l'Edera. E questo è da un quadro di, se non sbaglio, di... di cosa? Di Caravaggio. Ci è infilato solo la testa, insomma, per il resto è poi una... Dopo il successo elettorale l'abbiamo ripresa così, che cantava dicendo
parafrasando le parole della canzone Ledere, ha vinto come Ledere, ho vinto anche con Ledere perché c'era stato il, il cambio. Questo è Callinero. Queste sono due battute insieme, però stavolta decide Inì perché Inì aveva fatto il sorpasso. Sì, certo. E Callinero perché mi trattano sempre così perché sono solo il nero, Nuccio Malfitano, che è diventato Callinero. Con la flessione del Messi giustificava la sconfitta in questo modo. Qua si ironizza sul cambio del nome del PC, perché Rosida, dice l'uomo, al partito dicono che a rinnovare ci dobbiamo, da domani ti chiamerai Yvonne, come se Caggiano si Yvonne avrebbe risolto chissà che cosa. In effetti no, vedendole così mi rendo conto che il giornale ha una sua validità in lungo, perché queste sono le vignette, ma poi ci sono anche gli articoli che sono abbastanza... Tramonto, questo qui è abbiamo questa è una delle cose più belle che siano state. Questa è una vignetta sì che ha avuto molto, molto successo. Bella, molto bella. Ce n'è una anche nel prossimo numero. Queste sono delle idee. Quando vengono di queste idee bisogna sfruttarle subito perché il momento buono per realizzare. Sai, però è difficile fare ancora tre personaggi. Questi stessa sono Romia? Tre personaggi del prossimo numero, perché nel prossimo numero, oltre alla copertina in cui c'era la Sacra Famiglia, c'è tutto il presepe pure. E sono figurine che vanno ritagliate, piegate, e si può fare un presepe un po' particolare. C'è Santa Era, ma ce ne sono molti. mi pare di aver visto anche Roccuzzo, ma molti personaggi conosciuti che poi si ritagliano si mettono nel presepe. E si può fare un presepe locale. Sì, può anche essere così. Ecco, questo è Angelo. Ah, questo è nel Angelo prossimo numero, questo non l'avevo vista. Che è Angelo Campo, così, in veste natalizia. Molto simpatico.